parlare dell'atto del donare, della donazione. Qui sul dono ci sono i filosofi e i sociologi che hanno dato una loro definizione, ma non hanno trovato un punto d'incontro, perché ognuno sta con i propri credi, con le proprie convinzioni, per cui stanno un po' lontani. Però per parlare del dono e per farvi capire il senso della donazione, vi dovrei parlare prima dei fondamentali dell'Avis. I fondamentali dell'Avis sono tre, no? Il primo, passaggio, palleggio. No, palleggio, paracanese. Non c'è niente. No, non c'è niente. Allora, il primo fondamentale è proprio quali sono i fondamentali dell'Avis. Il secondo fondamentale invece a chi vengono consegnati questi fondamentali, e il terzo fondamentale è le aspettative del ritorno di questi fondamentali consegnati a qualcuno. Questi sono i tre fondamentali. Il primo fondamentale, quali sono i fondamentali dell'Avis? Il dono è il primo fondamentale. Il secondo fondamentale dell'Avis è la vita democratica e associativa che regna all'interno dell'associazione Avis. Questi sono i due primi fondamentali. Del dono c'è stato un grande antropologo americano vissuto tra il 1800 e il 1900, un certo signor Marshall Sahlins, che introdusse nel dono il concetto della reciprocità. Lui disse che ci sono tre tipi di reciprocità. Il primo tipo è la reciprocità, quella negativa. Cioè, se ho l'occasione mi approfitto di te. In parole povere, se posso ti frego, detta la spoletina. La seconda reciprocità invece è quella bilanciata. Io ti do se tu mi dai. La terza reciprocità è quella generalizzata, ovvero sia, io ti do e confido in te. Queste sono le tre reciprocità che Marshall Sahlins introdusse nel dono. Però, parlando del dono, tu stai dicendo quanti doni ci sono? Non so, caro. Noi abbiamo la conoscenza di tre tipi di dono, il numero tre li corre sempre. Abbiamo il dono, quello che crea degli obblighi nei confronti del ricevente, ovvero sia, mi spiego meglio con un esempio. Il figlio di Gianluca deve sostenere un esame pubblico. Ignorante lo figlio mio, non sostiene. E allora Gianluca va a trovare il presidente della commissione esaminatrice e gli porta un bel dono, in maniera tale che quando verrà esaminato il figlio. Domanda, scusa se ti interrompo. Il dono è un bacco o una bustarella? Questo lo vediamo dopo. Ah, dopo, va bene. In maniera tale che quando il figlio viene esaminato, lui si ricorda dell'esaminante. Poi abbiamo un secondo dono, è il dono che conferma la superiorità di una persona rispetto all'altra. Ovvero sia, è come se il parente ricco va a trovare il parente povero. Il parente ricco gli porta un dono, nel modo di dimostrare la sua superiorità. Vedi, io posso, tu non puoi. Questo è il secondo tipo di dono. Poi c'è un terzo dono, no? Il terzo dono è quello disinteressato. Che vuol dire? E chi applica questo dono? In primis sono le mamme nei confronti dei propri figli, perché loro, i figli possono fare ciò che vogliono, possono fare qualsiasi stupidaggine, tanto ci sarà sempre la mamma che sarà lì a proteggerla. Sempre. Poi c'è un'altra categoria, che è quella dei donatori di sangue, degli avessini. Il donatore di sangue ha una sua caratteristica, ragazzi. Lui dice, io do il mio sangue, non so a chi va, potrebbe andare anche al mio nemico. Però di sicuro io so che quel sangue può salvare una vita. Questa è la caratteristica dei donatori. E vedete quanto è forte questo gesto etico? È importantissimo.
Io qui vorrei entrare un attimino nel mondo dei pensatori, perché loro dicono che la donazione di sangue è una donazione di generosità, di compassionevolezza, di solidarietà, no? Una solidarietà che rende la donazione una donazione aperta, perché possa dare veramente le vite. Ragazzi, non è vero che la donazione anonima e gratuita non ha valore, tutt'altro. Non è il semplice atto di andare al centro trasfusionale e poi come va, no, non è così. Non è così perché in quel momento una persona che va a donare ha del decisionale, decide di dare una parte di se stessi agli altri, ai bisognosi. E questa è una grande cosa, perché non è fatta solo per noi stessi, ci ridà quella dimensione umana che non è per noi, ma che ci fa prossimi agli altri. Ci fa prossimi agli altri in un mondo dove effettivamente ci stanno i solipsisti che stanno dilagando. No? Sono il solipsista poi è quello che dice: quando sto bene io, stanno bene tutti. No? E quindi non è così, noi dobbiamo essere vicini a bisognosi, ecco perché noi diciamo bisogna donare. E quindi quando io dico che le nostre porte sono aperte a tutti, perché l'Avis non ha né limiti di età, né limiti di religione, né limiti di... non ha nessun limite. Chi vuole può entrare in Avis, fare il donatore, il socio donatore o fare il socio sostenitore, quello che si sente di fare. Noi li accettiamo, no? Però questo comporta tante cose. Ad esempio, io due settimane fa è venuta una giovane mamma, una ragazza, che si è venuta a scrivere. Gli abbiamo fatto le solite domande di rito, no? Come mai si ha preso questa decisione, chi ti ha fatto avvicinare all'Avis, chi, se sei la missione dell'Avis. Lei candidamente mi disse: Presidente, lo sa perché io mi sono venuto a scrivere? Perché qualche anno fa, quando è nato mio figlio, nel momento della nascita io ho avuto un'emorragia e se non c'erano i sacchi pronti di sangue lì, io oggi non sarei più qua e mio figlio sarebbe stato orfano di mamma. Quindi in quel momento ho preso la decisione, la consapevolezza della grandezza del dono. Però non dobbiamo aspettare di essere consapevoli perché ci accade qualcosa. Dobbiamo prevenire, dobbiamo essere previdenti, anche perché spesso siamo portati a dire che a noi non ci serve. Ma non so bisognoso io, il bisogno ce l'hanno gli altri. Probabilmente è vero. Ma signori, per gli altri siamo noi. Ecco perché dobbiamo prendere coscienza che è bene essere andare a donare. E oggi dovremmo ringraziare qui tutti questi donatori, no? Perché? Perché hanno avuto la costanza di essere donatori fino in fondo. Loro hanno raggiunto un obiettivo, è un premio ambito da tutti i donatori, quelli delle spille d'oro, di vario livello. Noi abbiamo qui in sala donatori che hanno superato le 100 donazioni, vedo profili che ne ha fatte 136 se non sbaglio. Ci sono altri che stanno intorno ai 140. Quindi loro hanno il senso del dono insito in se stessi. E questi donatori io direi di andare a chiamare adesso. E allora volevo dire perché... No, scusate, adesso io ho fatto una battuta, ma il discorso è veramente molto interessante. Però ovviamente mettere insieme lo spettacolo con la donazione è una cosa non facilissima. E veramente, a parte gli scherzi, adesso vi ringrazio per averci fatto questo discorso, che è stato veramente molto interessante, che ci ha fatto probabilmente a tutti quanti apprendere qualcosa in più.
di quello che vale per l'Avis e per tutti coloro che sono nel sangue. Però, dico, chiaramente abbiamo parlato in sintesi di quello che era il primo fondamentale dell'Avis. Ci sono anche gli altri. L'anno prossimo noi le diciamo. No, io direi invece di farci una prossima giornata, bello, un seminario di studio o addirittura un convegno, e vediamo come poter dare corpo e gambe a questa idea. Molto interessante. Potrebbe essere utile. Procediamo alla vocazione. Però invito tutti non solo a venire a donare, ma a fare anche apostolato al parente, all'amico, certo, al cugino. È importante. Però sia, cioè, dai, vieni con me, andiamo a iscriverci all'Avis. Vieni con me, andiamo a donare. Questo è molto importante. E poi trasformiamo in spoletino l'antropologo come Marshall. Marshall Stiles. Fai per bene, scordati, fai per male e pensaci in diretto spoletino.